È arrivato il cannolo col pistacchio e c'è il siciliano che assaggia il cannolo. Dal Brunello di Montalcino. Ah, grande lo chef. Favoloso. Signori, grazie. Ristorante Il Colosseo a Osaka. Grazie Maurizio. Piacere conoscerti che dopo tanti anni, sì, esattamente. Abbiamo anche Massimo, vuoi comparire Massimo? Ormai ci sono. Matteo ormai. Giuseppe, Alessio, moglie, eccetera, Marchino, ciao Marchino. Ciao ragazzi. Ristorante Il Colosseo, che come tu mi insegni, dato che noi siamo persone di Tokyo, però lui è aperto, antico, no? Esatto, aperto da quanto? Questo nasce nel 1980, però 80. L'apertura fu nell'82. Ok. Tieni presente che quest'area era più facile, quindi partiva da qua. E qua c'era un muro, okay, divisore, dove esisteva già un ristorante francese. Uh-huh. Dopo poco tempo è fallito e subentrò un ristorante spagnolo, anche quello fino. Allora il dottor Cantatore comprò quest'area qua perché era talmente pieno. Le persone aspettavano anche fuori. Uh-huh, eh. Poi nel 82 la cucina italiana non era così, ancora così popolare come adesso, no? Il pane, il pane! Il pane, guarda qua. Due. Giuseppe viene da Catania, quindi per te è normale questo, però per noi è oro. Mio, guarda là. Matteo è allergico alle ostriche. Allora io per la scienza trovo a mangiare l'ostrica. Ci vuole un goccio di limone. Mamma mia, guarda qua. Ah, c'era il limone sotto. Vai. Buona cavolo. Quando andavo all'aeroporto di Amsterdam, Massimo, adesso mi hai fatto scala a Amsterdam perché sei un diverso. No, che ricordi? C'è un posto. No, ma dentro l'aeroporto. C'è un posto in cui fanno le ostriche, c'hanno le ostriche giapponesi. Già altre ostriche. No, vabbè. Qui abbiamo anche una grande selection di vino, eh? Sì, molto buono. Abbiamo dei vini molto pregiati, una collezione speciale del proprietario, no? Dal Brunello di Montalcino, Chianti, Albarolo e poi vini pugliesi, insomma, tutto made in Italy. Senti, qual è il vino che i giapponesi fa conto sul rosso, quello che apprezzano di più? Allora, quello che apprezzano di più i giapponesi è il Barolo. Il Barolo, eh? Però poi sul Chianti è sempre famoso, no? Però il Barolo è il top, che penso. Poi dal Barolo andiamo al Brunello di Montalcino o il Nebbiolo. Questi sono i vini che apprezzano di più. Però, avendo un sommelier esperto, consiglia anche dei vini molto migliori. Ad esempio abbiamo un Sciarra, questo è un vino buonissimo. Questo è praticamente un vino siciliano coltivato vicino all'Etna. Quindi, sì. Buonissimo, carissimo ma buono. Quanto costa una bottiglia di questo? 15.000 euro. In un ristorante come questo, ok, quindi circa 120 euro. Sì, sì. Faccio un'altra domanda, ora che non si può portare il prosciutto crudo, come si fa? Stiamo andando con quello spagnolo. Perché ora, per tutti non lo sanno, per l'influenza, per la peste suina, non si può più portare il prosciutto. Sì, però devo dire che non trovi il... Dall'Italia, ecco. Sì, però se vai tipo a Gioci, grandi magazzini, sì, trovi il... Quello confezionato, ma prima di dicembre, prima di sì. Dicembre sì. Però adesso stiamo andando con quello spagnolo. Spagnolo è buono, però non è italiano. Però non è italiano. Esatto. Grazie mille, prego. Maurizio. Matteo, fritto misto. Il fritto, sai quanti che mangio un fritto misto io? Sarà 3 anni, credo. Forse anche 4. Voilà. Grazie. Voilà. Si chiama come mio figlio, quindi scusa. Ah, io lo vedo tuo figlio, forte. A Londra sta? Come vivi questa cosa che il figlio è andato via? Non la vivo bene, perché figlio unico, mi manca. Capisco. Vabbè, ma torna una volta all'anno. A Natale torni, però quello di papà, sai, avendolo sempre in casa.
E parliamo in italiano. Pensa a 30 anni fa, adesso fra Facebook, social, la distanza la senti meno. Pensa quando si scriveva la lettera a mano. Adesso ci vediamo, videochiamata. Sì, sì. Sento, Matteo! Quella, bene, sì. La tecnologia aiuta. Praticamente dentro c'è la faraona, le carni di faraona con la zuppa. No, sono i funghi, sì. Anche questo è buonissimo. Te lo mangio io. È buonissimo. Funghi. Cioè, funghi e ostriche. Attento. No, vabbè, se è il brodo si basta che. Abbiamo dei tagliolini a nero di seppia. A nero di seppia, è vero, l'ho detto prima, sì. Con dei carciofi, salsicciatella, sì. E qua abbiamo le vedine. No, il gamberetto. Sì, sì. No, ti capisco, perché anch'io spesso mischio italiano e giapponese. Ottimo, nero di seppia. Grazie mille. La cotoletta alla milanese. Cotoletta alla milanese? Non c'è nessuno di Milano qui, no? Pistoia, Verona, Sicilia. Ah no, a te, Milano, te sei di Milano. Milano Calabro. Che ne pensi della cotoletta alla milanese? Ci sono cresciuto con la cotoletta milanese. Normale. Ma come mitame, come direbbe il giapponese, come si presenta? Si presenta molto bene, mi piace. Ottimo. Molto bene. Oh, buonissima, cavolo. Cotta col burro, ottimo. Un po' di limone. Allora, vino rosso, nero di Troia, è un vino pugliese, sì. Molto fruttato. Profumato, molto buono, si abbina molto con le carni. Te Maurizio sei ligure? Io sono di Genova. Di Genova? Sono nato a Genova. Papà sardo, mamma. Ah, perché poi effettivamente il cognome. Però sei sempre stato a Genova? Sì. Da quanto tempo vivi in Giappone? Da 10 anni. Ah, 10 anni. Come sei finito in Giappone? Moglie giapponese. Come tanti qua. È arrivato il cannolo col pistacchio e c'è il siciliano che assaggia il cannolo. In Giappone. Di Catania, tra l'altro, quindi. Non è male. Però, certo. Sincero, l'influencer medio avrebbe detto buonissimo. Non è lo stesso, dai, prodotti primari non possono essere mai gli stessi. Però è buono veramente. Grazie. Per me è buonissimo comunque, perché se lo mangio mai. Grande lo chef, hai arrivato cosa maestà. Oggi grande ma soddisfatto. La Sicilia. La Lombardia, il Giappone, la Toscana, con me, Emilia, tutta l'Italia, Genova, anche la Liguria. Allora, siamo alla fine del video, mangiato benissimo. Qual è la cosa che deve pensare di più? La cotoletta. A me anche l'antipasto, il calamaro, l'ostrica enorme era buonissima. La pasta non era da sottovalutare. La pasta tutto buono, anche dolce. Va bene, grazie a Marco che era qua, grazie a Matteo che ci ha portato qua. Grazie alla mafia del toys business giapponese, Massimo più Matteo, che cosa? Grazie a Alessio, fisico nucleare. Giuseppe, anche lui del settore qua, eh? Arrivato, Dennis. Certo, ci migliorano la vita. Grazie Maurizio, grazie ancora. Il Colosseo a Osaka, è in centro, proprio venite, che si mangia bene. Poi c'è Maurizio, che vi tratto bene, con i guanti. Ciao, grazie.